Ciao, io sono Vittoria Mainoldi, co-curatrice di Ono Arte e della mostra sulle fotografie di Michael Levine. Mostra appunto nata in occasione del quello che sarebbe stato il 50° anniversario dalla nascita di Kurt Cobain, compleanno che purtroppo non siamo riusciti a celebrare. Però noi appunto nel 2017, per concludere l'anno, abbiamo voluto dedicare una mostra a lui, ai Nirvana e in generale alla scena grunge, che sono stati una delle ultime grandi rivoluzioni nella musica pop rock. Noi appunto abbiamo scelto di lavorare con Michael Levine, che è stato un grandissimo fotografo nel mondo della musica, ma anche della moda e dell'intrattenimento, dello spettacolo, proprio perché le sue foto documentano, raccontano un'era che è stata un'era di cambiamenti, di rivoluzioni non solo musicali ma anche sociali. In quegli anni, stiamo parlando della fine degli anni 80, i primi anni 90, gli Stati Uniti stavano subendo un grande cambiamento, la cultura dei teenager stava arrivando alla ribalta, MTV era diventato un forte strumento di comunicazione e i Nirvana hanno cavalcato l'onda degli MTV facendolo diventare anche il mass media che abbiamo poi conosciuto noi negli anni 2000. Ecco. Noi appunto attraverso queste immagini che seguono in realtà diversi periodi della band, perché abbiamo anche le immagini della band quando ancora c'era Chad Channing, il primo storico batterista, vedono il cambiamento di tre ragazzi, ma anche che sono poi testimoni di un cambiamento sociale, di un cambiamento che è anche stato dovuto alla grande fama che è arrivata rapidissima nella storia dei Nirvana e che sicuramente ha avuto un peso su Kurt. Ecco. Ragionare sul concetto di fama, sul concetto di gestione dell'immagine, del rapporto col pubblico, col popolare. Noi non siamo rockstar, nessuno di noi, però al giorno d'oggi, vivendo con i social media, no, sempre in mano, abbiamo questo rapporto talvolta distorto con la comunicazione e con l'immagine di noi stessi, l'immagine che proiettiamo. Questi sono tutti scatti posati, non sono scatti da palco, quindi raccontiamo più una storia personale attraverso le immagini che abbiamo cercato le più intime, ed è per quello che abbiamo appunto scelto degli scatti fatti in studio. La mostra sarà visitabile fino al 31 gennaio 2018, i nostri orari li trovate sul sito www.onoarte.com.